il cibo di Pasqua e i suoi valori. In collegamento con noi abbiamo la dottoressa Emma Balsimelli, biologa nutrizionista. Allora Emma, benvenuta prima di tutto. Pasqua e di conseguenza la ritualità è quella di mettere nelle nostre tavole del cibo che ha dei valori non solo nutrizionali ma dei valori anche evocativi, simbolici, no, di questo periodo. Quindi poi dopo sono tavole molto, ma molto, ma molto alte anche a livello di cibo, no? Ce n'è un'abbondanza assoluta. Che consigli possiamo dare? Allora, esatto, come dicevi tu, ogni tipo di cibo ha una simbologia. Pensiamo alle uova sode, che è proprio la cui forma richiama quello che è il rinnovamento e la rinascita. E la primavera è proprio un momento in cui c'è il corpo, il nostro corpo è un periodo che deve rinascere, che appunto, diciamo, esce da quello che è il torpore, dal buio dell'inverno e si avvia verso la luce di quello che è l'estate. Ovviamente nel giorno di Pasqua, come sempre nei giorni di festa, non dobbiamo pensare alla dieta, dobbiamo stare insieme ai parenti, agli amici, fare delle belle e grosse risate e godersi del cibo, sempre se possibile in modo, cioè cibo artigianale, quindi fatto con materie prime giuste, però delle calorie ce ne possiamo, diciamo, importare poco e ovviamente poi nei giorni successivi e precedenti dobbiamo arrivare sempre, sempre preparati, perché a livello calorico ovviamente è abbastanza impegnativa come festa. Pensiamo che 100 grammi di colomba ci apportano circa 400 kcal, come così di pastiera, e sappiamo che poi a fine pranzo apriamo le uova di Pasqua, per cui è tutto uno spiluccare di uova fondenti, uova al cioccolato. È proprio, siamo dei sommelier di cioccolato, le vogliamo assaggiare tutte, però ovviamente poi la quota degli zuccheri sarà sempre alta, per cui dobbiamo imparare a gestire nel momento specifico questi tipi di cibi, però con rilassamento. Nei giorni precedenti e successivi poi rientriamo nei canoni giusti. E a parte perché poi che cosa succede? Cioè nella vita settimanale, no? Non siamo abituati a fare un pasto che parte dall'antipasto fino ad arrivare al dolce. Quindi anche il nostro sistema di digestione è messo a dura prova e anche quella poi la problematica. Esatto, tanto che spesso antiacidi, reflusso gastroesofageo, sonnolenza sono ai margini del post pranzo. Il consiglio che vi posso dare è l'autoregolazione, ovvero assaggiate qualsiasi tipo di pietanza, quindi crostino, una fetta di prosciutto se siamo davanti a un antipasto toscano, una mezza porzione di primo, un bocconcino e un po' di contorno, in modo da assaggiare tutto, ma far sì che la quantità poi non sia troppo alta. E dilatate il tempo del pranzo, quindi inframmezzate, aspettate anche a portare le diverse pietanze, in modo che il livello della sazietà aumenterà perché sarà passato il tempo corretto. E quindi poi assaggerete le cose proprio per il gusto, ma non per saziarvi, per eccedere poi con le calorie. E poi c'è il pranzo pasquale, ma è usanza nella nostra tradizione anche fare la colazione di Pasqua, no? Perché insomma si viene dai 40 giorni di astinenza dalle carni, quindi la mattina di Pasqua i salumi, quelli che sono già pronti, no? Dopo l'uccisione del maiale, è ritualità mangiarli. Quindi al limite uno si fa la colazione, però dopo a pranzo evita di fare l'antipasto. Esatto, e mi raccomando, il consiglio è di preparare già dei piattini in cui c'è la composizione dei salumi o dei piccoli appunto assaggi dei salumi appunto che avrete scelto, e di non tenere il salume in tavola, altrimenti ad esempio parlando del salame sarà come proprio creerà una dipendenza in cui zic 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 a forza di fettine poi la quantità sarà esagerata e siamo solo alla colazione. Quindi fate proprio come un kit da colazione in cui ci sarà una fetta di prosciutto crudo, una fettina di salame, un pezzettino di pane magari tostato con olio, in cui proprio ci sarà una colazione pasquale, però come una monoporzione, ecco. Detto questo, no, non so se lo vedi, Emma, ma stanno passando tutte le tipologie di torte salate, dalla torta pasqualina al casatiello, di tutto e di più. Quindi voglio dire, ci sono tanti piatti nella nostra tradizione pasquale che vanno dal nord al sud ed ognuno effettivamente esprime la sua identità. Però diamo qualche consiglio cosa fare, già l'hai accennato, nei giorni successivi a questi pranzi così abbondanti.
Allora, no ai sensi di colpa, quindi non ci sentiamo in colpa, mangiare bene è un nostro diritto, se avete mangiato di più a Pasqua è uguale, andiamo appunto a capire come fare. Non digiunate, mi raccomando, con il digiuno aumenterà quello che è lo sbalzo glicemico, si abbasserà il metabolismo, quindi riprendete quello che è la vostra quotidianità. A Pasquetta è solito fare il picnic e siamo tutti contenti, però più di mangiare giocate, quindi muovetevi tanto in modo da bruciare un po' di calorie e far sì che il metabolismo possa rimanere alto. E se riuscite, la domenica di Pasqua, un passato di verdure, una bella tisanina calda, che ancora le temperature sono un pochino rigide, per compensare non tanto le calorie quanto per non affaticare eccessivamente il fegato, che sarà stato messo un po' a dura prova. Detto questo, come ha detto la dottoressa, mai fare digiuni, mai sensi di colpa, però ecco, autoregolarsi poi nei giorni successivi. E movimento, mi verrebbe da dire, no, Emma? Esatto, passeggiate, camminate, corse, andare a visitare anche una città limitrofa rispetto a quello alla città in cui vivete e esplorarla a piedi, andare a vedere la vostra città magari in delle viuzze che ancora non avete scoperto. Quindi camminate, andate in bicicletta, pattini, quello che volete, basta che non stiate a casa, sul La vita divano. fuori porta. Andate fuori a muoversi. Allora, detto questo, io ringrazio la dottoressa Emma Balsimelli, biologa nutrizionista, per averci appunto dato indicazioni e i valori del cibo di Pasqua.